Ako možda utakme se, ako je tek početak prvenstva, kad je Luka i Osijek, Osijek koji je krenuo očajno, svi su očekivali, kako ga očekujete, on imao jedan bod, mimo četiri, kako očekujete Osijeka da se suprotstavi odnosno, kako će Hajduk do pobjede? Domani ci aspetta una... È molto bugiarda perché ha una squadra che sui numeri è nella seconda squadra con più possesso palla, è una squadra che ha perso delle partite immeritatamente, è una squadra che costruisce molto, ha molto possesso palla, come ho detto già prima, dopo Dinamo Zagabria noi e loro siamo quelli che hanno più possesso palla, è una squadra che secondo me non merita la classifica che ha. Sono d'accordo con Toni quando dice che abbiamo una partita difficile, lo sappiamo. Abbiamo qualche problema anche noi, però è inutile stare là a piangerci addosso. Secondo me bisogna fare una grande partita, sia a livello quando non ci abbiamo la palla e quando ci abbiamo la palla. Perché domani bisogna essere una squadra vera per riuscire a vincere contro Rossi. Možemo reći slobodno da ovo je jedan lažan poredak trenutno na tablici, jer Osijek ne zaslužuje biti na mjestu na kojem je. To je ekipa koja je druga u posjedu lopte u cijeloj ligi, odmah nakon Dinama idemo mi i oni. I sve što su do sada izgubili, mogu reći da su izgubili apsolutno nezasluženo. Vole igrati, vole se nametati, slažem se s Tonijem da sutra nas treba čekati jedna velika utakmica, trebamo biti prava ekipa, trebamo biti na našoj razini igre i kad imamo loptu i kad smo bez lopte, nećemo plakati i imamo naših problema, malo smo ranjivi zadnjih dana, ali idemo igrati jednu veliku utakmicu. Sì, no, ma il problema è che quando non si... Come, che vuol dire giocare per la vittoria? Noi giochiamo sempre per la vittoria, dato è normale che bisogna capire che squadra affrontiamo, come affrontarla, quali rischi andiamo ad accettare. Penso che in questo momento ha ragione Toni quando dice che è importante la vittoria. Lo sappiamo, siamo consapevoli. Bisogna fare le robe fatte bene, perché dire dobbiamo vincere è facile, apri la bocca, però dopo bisogna trovare le soluzioni e avere, trovare le giuste motivazioni per affrontare questo tipo di partite e riuscire a portare la vittoria a casa. Mi uvijek igramo na pobjedu, to je jednostavno Hajduk, on uvijek igra na pobjedu, ali sutra nas čeka jedna teška utakmica i mi moramo procijeniti koje ćemo rizike uzeti u našoj igri da bismo pobijedili tu utakmicu. To je u pravu, nama pobjeda treba, ali jednostavno je otvoriti usta i izgovoriti mi trebamo pobijediti, ali to treba i ostvariti, a to baš i nije jednostavno protiv Osijeka. Lako je sad pričati, ali moramo biti pravi da bismo pobijedili. Idu baš najbolje, pa je Osijek se pojačao s trojicom, odnosno i eventualno i četvrtim igračem koji bi trebao doći danas. Oni moraju doći u Split, ne izgubiti. Kada se spetta da Osijek, allenatore Copitele, un giovane allenatore che non ha tanta esperienza nel calcio serio, specialmente nella Croazia. Cosa si aspetta dall'Osijek? Hanno comprato tre nuovi giocatori per noi. Sì, ho visto che hanno preso tre nuovi giocatori. Mi aspetto una squadra organizzata, quello che ho detto prima. Una squadra che sa quello che devono fare. Costruiscono, cioè, giocano con una linea di 4, costruiscono a 3. Hanno sempre 5 giocatori in fase d'attacco che sono pronti per attaccare. Hanno piedi invertiti, sia a destra che a sinistra, che vengono dentro. Due giocatori di fascia con grandissima qualità. Sarà una partita difficile, come ho detto già prima, sarà una partita molto impegnativa perché penso che la classifica dell'Osijek in questo momento è una classifica molto bugiarda. Ed è... no, lo dico dopo. Da, uzeli su tri nova igrača, već sam rekao prije, to je riječ o jednoj jako organiziranoj momčadi, brane se sa 4 u zadnjoj liniji, sa 5 u napadu i s lijeva i desna su jako brzi i lako prodiru unutra, tako da očekuje nas jedna jako naporna utakmica u kojoj se moramo biti koncentrirani i maksimalno se dati. Mine.
Dobro. Kad si ima treneru koncentracija, će ovaj put biti potrebna od prve minute u prošle tri utakmice. Hajduk je rano primao gol, a nakon toga se teško uvijek čupati, može li se to okrenuti, pa da sada Hajduk bude taj koji će rano povesti. Ci servirà una concentrazione molto alta perché nelle ultime tre partite abbiamo subito gol nei primi 10 minuti. Forse questa volta Hajduk potrebbe segnare nei primi 10 minuti. Noi speriamo che non prendiamo gol. E dopo Hajduk fa gol nei primi 10 minuti, ci può stare, però sicuramente bisogna stare molto attenti perché ne stiamo parlando, ci stiamo lavorando, ma non si può prendere un gol come abbiamo preso un gol a Pula su un fallo laterale, due o tre posizioni non corrette, mettono una palla in aria e prendiamo gol. Il gol contro in Coppa l'abbiamo preso con un'autorete, contro partite in casa l'abbiamo preso dopo un primo tiro e questo è qualcosa che dobbiamo migliorare, ma la squadra lo sa, lo sappiamo anche noi. Ci stiamo lavorando. Da, nadam se da nećemo primiti gol u prvih 10 minuta, ako ga zabijemo onda dobro za nas, moramo biti maksimalno pažljivi, moramo biti koncentrirani, radimo mnogo i istina taj rani gol nas maksimalno poremeti. U zadnje tri utakmice, tri gola u prvih 10 minuta, u Puli gol zbog greše iz auta, onda autogol Šarlije protiv Žomberoka i protiv Varaždina, također, jedan gol u prvoj minuti, to trebamo spriječiti i to je to.